Se vi siete appiccati fuoco, evitate di correre. Se avvistate un terrorista, soffiate nell'apposito fischietto. Se siete Vin Diesel, vi è sufficiente urlare molto forte. Se avvistate una freccia rossa, bloccatela contro una porta col vostro peso, in attesa dell'arrivo di rinforzi. Se venite spruzzati con una sostanza ignota, state fermi e pensate piuttosto a quale disegno tribale vorreste farvi tatuare. Usate la vostra torcia elettrica per sollevare i detriti che vi hanno sepolto. Se non dovesse funzionare, potete sempre passare gli ultimi attimi della vostra vita giocando con divertenti ombre cinesi. In ogni caso, evitate di scorreggiare. Il modo corretto per eliminare il vaiolo è lavarsi con acqua, sapone e una mano senza braccio sotto un rubinetto senza lavandino. Se non vi ricordate come si fa a lavarsi le mani, telefonate all'apposito numero verde. Michael Jackson è un terrorista posseduto. Attenzione! Se state ancora pensando al vostro nuovo tatuaggio e nel frattempo sono morti animali, rischiate di essere risucchiati in un vortice spazio-temporale. Gli occhi arrossati sono sintomo di lepra. Per debellarla è sufficiente strofinarsi le mani. Se le uscite sono chiuse, sfondate le porte con colpi di karate. Tentate di assorbire la maggior parte delle radiazioni con la zona inguinale, prolungherà la vostra vita di 5 minuti e 12 secondi. Dopo essere stati esposti a radiazioni, potreste essere mutati in giganti. State attenti alla testa. Se fuori dalla finestra scorgete il lampo di un'esplosione atomica, voltatevi e fate finta di non averlo visto. Se alla radio trasmettono Giusy Ferreri, raggomitolatevi in posizione fetale o fuggite il più lontano possibile. Se i vostri polmoni cominciano a dialogare con il vostro stomaco, lasciateli fare. Se durante un attacco terroristico perdete le lenti a contatto e non riuscite a ritrovarle, fate una scenata rotolandovi a terra e piangendo. Qualche buon'anima senz'altro vi aiuterà. Non cercate di investire i pali della luce o essi reagiranno frustandovi con i cavi. Qualche centimetro di polistirolo è più che sufficiente per tenere lontane le radiazioni. Durante un attacco terroristico portate sempre con voi una mela e una bibita gasata. In questo modo potete sempre gustarvi un sano snack prima di morire. Quando la vita sarà scomparsa dal pianeta, la tecnologia moderna continuerà a funzionare da sola. Pensateci. Potete telefonare ad un ospedale solo da un telefono senza tasti. Una foto scattata con la famiglia sulla scena di un attacco terroristico potrebbe essere un bel ricordo negli eventuali anni a venire. La porta dello sgabuzzino in realtà conduce ai cancelli dell'inferno, non apritela. Se il cielo è nuvoloso, camminate gattoni. Se il palazzo in cui vi trovate crolla, siete liberi di praticare autoerotismo, in ogni sua forma. I cartelli dei rifugi antiatomici vanno spostati in fondo alle scale. In caso di emergenza, il freno a mano può essere utilizzato per i più svariati impieghi. Se il luogo in cui siete diretti viene improvvisamente vaporizzato, tanto vale accostarsi e godersi lo spettacolo di luci. Dopo un po' che vi strangolate, comincerete ad avere strane visioni colorate. Gli animali morti non possono entrare. Mescolare sostanze chimiche a caso aprirà cancelli dimensionali. Dalle piccole tende bianche usciranno persone che cercheranno di derubarvi nel sonno. Chiedere indicazioni ai mobili non fornirà grossi risultati. Probabilmente è già troppo tardi. Houston, avete un problema.